Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG Piemonte, l'informazione regionale di GRP Vera TV. Apriamo, lo avete sentito anche dai nostri titoli, con la mobilitazione degli agricoltori con i trattori, una mobilitazione che prosegue senza sosta. Di fianco alla tangenziale, vicino all'interporto di Sito, nel torinese, è stato allestito un presidio del Comitato Agricoltori Italiane, sezione di Torino. I trattori staranno lì fino a venerdì. Intanto da parte dell'Unione Europea pare ci sia qualche segnale di apertura dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati, ha detto la Presidente alla plenaria del Parlamento Europeo, annunciando che proporrà il ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Ma andiamo a raccogliere tutto nel nostro servizio. Comitato Agricoltori Italiani in presidio. Vicino alla tangenziale ci troviamo all'altezza dell'interporto di Sito a Torino, un presidio che è iniziato e continuerà una settimana. E continuerà sicuramente fino a venerdì mattina alle 10. Le vostre ragioni, perché siete qua? Allora, le nostre ragioni dovessi elencare sono tante. Il problema principale è che c'è una crisi in agricoltura, come si vede dai giornali da un po' di tempo, e sicuramente questo momento è il momento proprio flu per battere il ferro quando è caldo, cioè vuol dire che in altre nazioni più l'Italia partita dalla Sicilia è arrivata al Piemonte, vuol dire che qualcosa che non va c'è veramente. Siamo un centinaio di trattori più 50-60 persone che comunque si danno il cambio per fare la nottata piuttosto che una giornata intera. Qua ci sono persone che comunque lavorano. Sono tutti che lavorano, il problema è proprio quello, che non possiamo noi lasciare il lavoro e accamparci 5 giorni qui. No, il problema è che tutti lavorano. Qual è il risultato cui mirate? Ma il risultato, noi adesso si può dire che il presidio è stato da ieri che siamo qui per farci vedere, siamo partiti pacificamente, cioè senza spaccare niente piuttosto che ingombrare o intralciare il traffico. Abbiamo scelto come posto vicino alla tangenziale un posto veramente visibile da tutti, perciò sia i consumatori che sono a vedere così dalla parte nostra piuttosto che la popolazione che passa ci vede e prende molto molto a cuore la nostra situazione. A proposito di tangenziale, spesso si sente il clacson di qualche camionista, cosa significa? Ma allora per noi è un buon segno, perché il clacson vuol far capire siamo con voi, siamo con voi, e difatti noi siamo anche aperti a dire agli autisti piuttosto che ai camionisti di venire con noi, che se hanno piacere noi ci siamo, nessun problema. E passiamo alla cronaca con la Guardia di Finanza di Torino e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, che ha smantellato due organizzazioni dedite al traffico di droga con base a Torino ed Alessandria. 24 le persone arrestate. Una max-operazione antidroga della Guardia di Finanza di Torino e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, SCICO delle Fiamme Gialle in tutta Italia, ha consentito di smantellare due organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana, con base a Torino e Alessandria. 24 le persone arrestate, italiane e albanesi. Secondo gli inquirenti, un gruppo faceva capo a un 58enne albanese da oltre 20 anni residente nel torinese, che aveva la base logistica nel capoluogo e operava in comuni dell'area nord della città, con ramificazioni e collegamenti in altre province piemontesi e nelle regioni vicine. Il gruppo, secondo gli investigatori, aveva una consolidata rete di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, con persone incaricate di acquisto, stoccaggio, lavorazione e successiva commercializzazione della sostanza, e una vasta rete di clienti in Piemonte, nelle province di Torino, Asti e Cuneo, ma anche in Toscana, nella provincia di Lucca. Durante le indagini della Guardia di Finanza di Torino, un secondo gruppo è stato individuato ad Alessandria, al vertice un 39enne albanese, anche lui da circa 20 anni in Italia, che manteneva diretti contatti con i fornitori in Albania e che trafficava non solo cocaina ma anche hashish e marijuana, vendendo lo stupefacente in Piemonte, nel torinese, Alessandria e Novara, in Lombardia, nelle province di Pavia, Milano e Brescia, e in Francia. Entrambi i gruppi disponevano di alloggi e luoghi dove nascondere la droga e di un collaudato sistema per il trasporto e
della distribuzione. Durante le indagini sono stati sequestrati in varie regioni complessivamente circa 45 kg di cocaina, 150 di marijuana, 1,5 di hashish e 900.000 euro in contanti. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare introiti illeciti per almeno 6 milioni di euro. Un operaio dell'età di 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri nel Torinese, cadendo durante le operazioni di montaggio di una gru. Erano le 17, l'uomo stava lavorando a Rivoli in un cantiere edile in via Cesare Battisti ed è precipitato da un'altezza di 27 metri. Soccorso immediatamente, è stato portato dal 118 in ospedale a Rivoli con una serie di traumi e poi è morto. Ci spostiamo e torniamo a Torino ora, dove all'alba di questa mattina è partito il cantiere per il taglio degli alberi in Corso Belgio. Entro il 12 febbraio 17 aceri a rischio saranno abbattuti, mentre altre 16 piante verranno sfrondate per ripristinare il passaggio del tram numero 15. Si riaccende l'indignazione però dei cittadini che protestano per questa decisione del comune. Sentiamo. Un mazzolino di fiori gialli adagiato su un tronco reciso e il commiato dei residenti di Vanchiglietta ai primi alberi che sono stati tagliati su decisione del comune dopo una querelle durata mesi e mesi. Ha preso il via all'alba del 6 febbraio il primo cantiere di Corso Belgio, nel tratto tra Corso Brianza e il giardino Terenzio Magliano. Le piante che verranno abbattute sono state giudicate dai tecnici comunali pericolose e a rischio crollo. L'allarme era stato rilanciato 3 settimane fa. 17 aceri dell'alberata che incornicia la strada rientrerebbero nella classe D, cioè pericolosità estrema, mentre altri 16 sono stati schedati nel gruppo CD, pericolosità elevata, e saranno sottoposti a operazioni di potatura e consolidamento. L'obiettivo è ridurre il rischio di caduta e ripristinare il percorso del tram 15, attualmente sostituito da una navetta perché le chiome rappresentavano una minaccia per la mobilità dei convogli e per la visibilità degli autisti. A poco è valsa la lunga battaglia dei cittadini per impedire questi interventi, che dovrebbero essere completati entro il 12 febbraio. Sit-in, fiaccolate e manifestazioni si sono conclusi in un nulla di fatto, almeno per ora. L'opposizione dei residenti alla decisione del comune è stata fortissima nei mesi passati. Il comitato Salviamo gli Alberi, forte delle 10.000 firme raccolte, la scorsa estate aveva portato in tribunale il comune di Torino, ma il verdetto finale del giudice civile era stato quello di rimettere la questione a una perizia tecnica. La stessa perizia che ha portato alle operazioni di abbattimento appena iniziate e contro le quali si è scatenata la rabbia dei cittadini. Sui social si rincorrono le foto del cantiere e i commenti indignati degli utenti, impegnati in un braccio di ferro con il comune, che comunque proseguirà nei prossimi mesi. Gli abitanti di Corso Belgio hanno infatti bloccato un progetto più ampio che comprendeva la sostituzione di 236 piante, il rifacimento delle banchine e dei marciapiedi. La pronuncia definitiva del tribunale arriverà a maggio. Fino ad allora non tutto è perduto. Il Piemonte partecipa con un ricco calendario gli appuntamenti alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo 2024, una delle più rilevanti manifestazioni dedicate alla promozione e commercializzazione dell'offerta turistica italiana sui mercati internazionali. Vediamo come. BIT 2024, questo è lo stand del Piemonte, il Piemonte del turismo si presenta al mondo in tutte le sue declinazioni, per cui dei pannelli alle mie spalle, vedete c'è il tartufo, c'è il vino, poi c'è un video che vi mostra tutte le cose che accadono in Piemonte e poi le diverse ATL che sono qui per incontrare operatori professionali, giornalisti, buyer, insomma tutto il mondo del turismo. Con me c'è il vicepresidente della regione, insomma davvero in questo caso il Piemonte può presentarsi al mondo? Ma sì, assolutamente, questa mattina c'è tantissima gente, tantissimi operatori che sono entrati nel nostro padiglione con la richiesta parlaci del Piemonte. Credo che un 2024 segnerà ancora un trend positivo con dei segni più anche addirittura a due cifre in alcune zone, perché il Piemonte non è solo
diciamo così, il capoluogo, i laghi o il patrimonio dell'umanità, ma sono tantissime altre zone che possono essere scoperte, molto più originali e diciamo così vergini sotto il profilo turistico. Pensiamo al Monferrato, pensiamo alle Porediese, pensiamo alle zone dell'outdoor estivo, quindi la bassa montagna, insomma tantissime cose da fare e noi siamo veramente contenti. Questo è tutto lo spazio dedicato al Piemonte qui al BIT a Milano. Come avete deciso di organizzare questi momenti che possono essere molto importanti per prendere contatti, per entrare in relazione con operatori del settore? Il padiglione è un padiglione istituzionale che fa parte appunto dell'offerta integrata dell'Italia, perché noi all'estero dobbiamo presentarci come Italia, che è un brand magnifico, un brand ormai riconosciuto. Il padiglione Piemonte si inserisce proprio in questa logica. Nell'interno del padiglione abbiamo degli spazi, delle postazioni dedicate alla vendita del prodotto, quindi mettiamo insieme sia la comunicazione, la promozione, ma anche la commercializzazione. Un lavoro quindi di rete, ma ognuno con le sue specificità, perché ogni territorio vuole raccontare quello che fa, quello che ha e quello che può offrire ai turisti. Sì, correttissimo questo, però in Piemonte riusciamo a far squadra, siamo una grande squadra e ognuno, pur essendo con varie funzioni diverse, stiamo facendo delle promozioni veramente molto mirata e molto efficace. Si è tenuto oggi un corteo studentesco organizzato dal Movimento Studenti Indipendenti, del quale stiamo vedendo le immagini, a cui ha preso parte anche il Movimento Femminista, non una di meno, per manifestare contro la violenza sulle donne. L'ultimo episodio di violenza, registrato solo pochi giorni fa, con uno stupro di gruppo ai danni di una ragazzina di Catania. Il corteo è partito dal campus Einaudi, ha attraversato il centro per fermarsi in rettorato in Via Verdi, dove è stata interrotta la seduta di senato accademico con un flash mob contro le violenze e patriarcato, organizzato proprio dalle femministe. Secondo il gruppo sarebbero stati diversi comportamenti sessisti e molestatori all'interno dei vari dipartimenti universitari. E sono stati presentati dalla Regione Piemonte i risultati del Fondo Vita Nascente, che ha permesso nel 2023 alle associazioni e ai servizi sociali di seguire e supportare 478 madri e i loro bambini. Sentiamo i dettagli nel servizio. Presentati dalla Regione Piemonte i dati del progetto denominato di Vita Nascente, un fondo che ha permesso nel 2023 alle associazioni di tutela materno-infantile e ai servizi sociali di seguire e supportare 478 madri e i loro bambini. Nel dettaglio, le madri seguite dalle associazioni di tutela materno-infantile sono state 449, le madri seguite invece dai servizi sociali 29. Nel 2024 il fondo della Regione Piemonte avrà a disposizione 1 milione di euro per il sostegno ai progetti di tutela materno-infantile rivolti proprio alle donne in difficoltà economico-sociali. Un fondo regionale di 400.000 euro nel primo anno sperimentale, ora sale a 1 milione, che viene devoluto ad associazioni di volontariato di tutela materno-infantile per aiutare le madri, le donne e le coppie in difficoltà nel realizzare il proprio sogno di mettere al mondo i loro figli. E quindi si è tradotto in 300.000 pannolini, 250 passeggini e soprattutto 478 mamme, coppie e quindi bambini e bambine assistiti nell'obiettivo di raggiungere la vita. Ed è quindi davvero un grande orgoglio per la Regione Piemonte, un incoraggiamento a proseguire in questa misura che quindi diventerà strutturale. Ci fanno dire che rispetto a quello che si può pensare, le condizioni di difficoltà economico-sociale ancora rappresentano evidentemente un grande scoraggiamento nel intraprendere la sfida della genitorialità, altrimenti non avremmo avuto tutta questa risposta, tutta questa domanda. Questo ci fa anche capire che con il volontariato, con il terzo settore, si riescono anche a intercettare dei bisogni che evidentemente ancora non riusciamo a far arrivare nelle sedi istituzionali. In ogni caso noi incoraggiamo le associazioni a cooperare, a collaborare con i consultori, con i consorzi socioassistenziali, con i servizi sociali, che tra l'altro ricevono anche loro finanziamenti per i progetti di parto in anonimato. Diventa strutturale, cresce, raddoppia le risorse e quindi diventa una bella esperienza che a questo punto diventa storia della regione e avrà quindi una prospettiva, una sua continuità. Sicuramente la volontà è di aumentare le iniziative finanziabili, per esempio la nuova delibera prevede anche corsi di genitorialità e di formazione anche nei primi mesi di gravidanza, che normalmente a livello istituzionale non sono mai state portate avanti, proprio perché spesso si deve accompagnare, questa è un po' l'esperienza restituita dal primo anno di progetti, anche accompagnamento, assistenza,
in termini non solo di beni primari ma anche di servizi, per rendere più consapevoli, più esperte, più spalleggiate le coppie o le madri. Proprio in merito al fondo Vita Nascente, alcune decine di persone hanno partecipato al presidio davanti al Consiglio regionale del Piemonte, organizzato dalla CGIL questa mattina. Siamo qui per protestare, ha riferito Anna Maria Poggio, della segreteria regionale della CGIL, contro la decisione della Regione Piemonte di stanziare risorse pubbliche verso associazioni private che vengono pagate per promuovere attività anti-abortiste dentro gli ospedali. Serve un'iniziativa fatta di prevenzione, di investimenti che consentano alle donne di autodeterminarsi, ha detto. Il volantinaggio fa parte della campagna Decido Io per la libertà e la salute delle donne contro l'attacco alla legge 194 del 78. Ed ora ci spostiamo sul territorio per raccontarvi del nostro consueto appuntamento con la trasmissione Non vedo l'ora. Alle ore 20:30 inizia un altro viaggio tra le bellezze dei comuni del Piemonte. Questa sera alle 20:30 si va ad Ostana. È arrivato il momento di un viaggio alla scoperta di Ostana, questo comune occitano con la sua lingua, la sua storia, tante cose da scoprire, veramente sorprendenti. In fondo questo è uno dei borghi più belli d'Italia. Andiamo. Ostana è un piccolo paesino in montagna, uno dei borghi più belli d'Italia, all'interno del Parco del Monviso, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti, per chi vuol camminare, scoprire, fare escursionismo o chi vuol vivere la montagna come luogo di cultura, cultura occitana, cinema, biblioteche, scuole, università. Aria fresca, il verde, la possibilità di fare tanto sport all'aria aperta, ce n'è davvero per tutti i gusti, ma anche tanta accoglienza, tanta enogastronomia, buon cibo, buon bere, buone esperienze anche, esperienze che arricchiscono. Veramente non manca niente Ostana. Non manca niente, in più ormai da 10 anni a questa parte Ostana diventa un luogo da vivere tutto l'anno e da risiedere, quindi ovviamente per un amministratore vedere crescere i suoi abitanti fissi è una cosa importantissima, quindi non è solo un luogo da turista, ma è un luogo in cui vivere, crescere, fare impresa si può ed è un gran bel vivere e lavorare, quindi veramente non manca nulla al nostro paesino. E questa sera inizia il Festival di Sanremo, sarà la 74esima edizione e tra ospiti e cantanti ci saranno molti piemontesi. I cantanti in gara saranno due, il torinese Fred De Palma e il duo di Ivrea dei Santi Francesi, sentiamo. La musica dell'Ariston è così forte da arrivare anche in Piemonte. La 74esima edizione del festival è pronta a riempire prepotentemente le serate di tutti gli italiani e in gara ci sono quest'anno ben due piemontesi. È la prima volta per il trapper Fred De Palma, torinese, classe 1989, dove approda con il brano Il cielo non ci vuole. E invece ci auguriamo che il cielo sanremese lo voglia e lo apprezzi dopo 28 dischi di platino e 6 dischi d'oro, re delle hit estive, ma l'artista promette questa volta di stupire portando qualcosa di diverso rispetto a quello che la gente è abituata a sentire da lui. Il brano è nato proprio a Sanremo durante una sessione di lavoro la scorsa estate e a quanto pare per lui non è il primo tentativo di partecipare al festival. E proprio Fred De Palma, da buon torinese, ha deciso di affidarsi alla musica dance del gruppo degli Eiffel 65 in un medley di canzoni conosciute in tutto il mondo, scritte proprio dal gruppo nato sotto la Mole. Ma la quota piemontese non si ferma perché i Santi Francesi di Ivrea canteranno su quel palco anche loro per la prima volta. Il duo, composto da Alessandro De Santis alla voce e alla chitarra e Mario Francese, producer, tastierista e bassista, arriva nella Città dei Fiori, già molto consapevole, anche se la carriera è iniziata da poco dopo la vittoria di X Factor nel 2022. Tutti li conoscono da allora, ma nel 2019 il duo aveva raggiunto 4,5 milioni di visualizzazioni con l'album autoprodotto Tutti i manifesti, quando la band si chiamava The Jab. I Santi Francesi hanno partecipato all'edizione 2023 di Sanremo Giovani a dicembre, dove si sono classificati fra i primi tre, guadagnando quindi il pass per Sanremo 2024. Il brano che porteranno si intitola L'amore in bocca. Ma se parliamo di piemontesi, quest'anno un grande nome è stato svelato già tempo fa, con la partecipazione del DJ torinese Gigi D'Agostino, che tornerà a suonare davanti ai suoi fan all'interno della nave da crociera, dopo un periodo di stop forzato a causa della malattia. Già in tantissimi torinesi e non lo aspettano, si preannuncia un grande ritorno, l'appuntamento è per la quarta serata del festival. Tra i cantanti che invece si esibiranno sul palco esterno in Piazza Colombo, dietro all'Ariston, è atteso il torinese Rosa Chemical.
diventato noto ai più durante la scorsa edizione del festival, quando era in gara con il brano Made in Italy. Non è finita qui, perché nella serata forse più divertente e particolare, quella dei duetti, anche il Teatro Regio di Torino sarà un po' Sanremo. Il coro delle Voci Bianche del Regio, diretto dal maestro Claudio Fenoglio, si esibirà insieme alla giovane rivelazione Clara e alla cantante Ivana Spagna sulle note della celebre canzone Il Cerchio della Vita, indimenticabile colonna sonora del celebre cartone animato della Disney Il Re Leone. Insomma, che festival di Sanremo sia, divertimento e buona musica non mancheranno, e quest'anno neanche l'accento piemontese. Linea ora al nostro TG Sport. Dopo il capo di domenica sera contro l'Inter, la Juventus pensa alla prossima sfida contro l'Udinese. Max Allegri però deve fare i conti con l'infermeria. Si sono fermati Vlahovic e Chiesa, che sono in dubbio, mentre si è infortunato Perin. Massimiliano Allegri ha concesso oggi un giorno di riposo alla sua squadra. La ripresa dei lavori è fissata per domani. Il tecnico toscano dovrà lavorare su più fronti dal punto di vista psicologico per far assorbire la delusione di domenica sera. Dall'altra dovrà ricompattare il gruppo per mantenere il secondo posto fino alla fine del campionato con grinta e determinazione. Sono giorni non semplici questi in casa Juve. Oltre al pesante KO, la società, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che Mattia Perin si è infortunato nel corso della allenamento di ieri. Il portiere, si legge, ha riportato un trauma lieve al ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici svolti presso J Medical hanno evidenziato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Perin inizierà l'iter riabilitativo nei prossimi giorni. Da valutare anche le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, usciti entrambi malconci dal derby d'Italia. Il serbo si è sottoposto ad esami per un sovraccarico all'adduttore della coscia destra, mentre l'azzurro ha riportato una contusione al piede destro. Vlahovic al momento è in dubbio per la sfida contro l'Udinese. Federico Chiesa invece è in via di miglioramento. Il piede infatti è meno gonfio. Da sottolineare il fatto che salterà la prossima sfida anche il brasiliano Danilo. Il capitano infatti ha rimediato un giallo nella sfida contro l'Inter. Essendo in diffida non sarà a disposizione. Oggi la squadra di Massimiliano dunque resterà a riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio. Intanto sono state annunciate le date e gli orari delle semifinali di Coppa Italia. La Juventus si confronterà con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La sfida di andata è in programma martedì 2 aprile alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. Il ritorno all'Olimpico di Roma il 23 aprile, sempre alle 21. Ed ora ci spostiamo in casa granata con le parole di Juric, la deludente prestazione contro la Salernitana e l'obiettivo Europa. Di questo abbiamo parlato ieri sera ad Orgoglio Granata insieme a dei grandi ex giocatori del Toro. E andiamo ad ascoltare cosa ci ha raccontato Luca Mezzano. È arrivato un altro graditissimo ospite, Luca Mezzano, ben ritrovato. Grazie mille. Ciao Luca, benvenuto. Ciao. Allora, sei venuto a trovarci, qua noi abbiamo già cominciato, collegato con noi c'è Franco Semioli. Ciao Franco. Ciao Luca. Come stai? Che piacere, tutto bene, tutto bene. Vi abbiamo fatto questa sorpresa, insomma, esatto. Bene, dai, dai, bene. Magari poi una volta vi incontrate anche di persona, sì, ma magari voi... tanto capita, ogni tanto vedi, capita. Vedi, vedi. Allora, senti, poi i temi sono stati già tantissimi, sì. Chiaramente siamo partiti dal caso Juric, le sue parole, quelle di ieri, la retromarcia di oggi e poi insomma questa dichiarazione per cui o vado in Europa o ho finito insomma, sì, di stare qua. Cosa ne pensi di tutto quello che è successo insomma così a caldo? Ma penso che siano dichiarazioni abbastanza insomma eloquenti, che dicono un po' tutto. Poi Juric non è uno che ha tanti peli sulla lingua, no? Quindi credo che voglia dire che lui in caso di Europa sente di aver dato qualcosa al Toro e che il Toro può dargli quegli stimoli che lui stesso vuole. Probabilmente lui vuole fare un salto di qualità nella sua carriera, vuole arrivare in Europa e dice se non riesco al Toro forse è meglio cambiare aria. Io credo che sia un po' questo il discorso. D'altra parte non è la prima volta che esterna insomma un pochino la voglia di alzare l'asticella e non c'è riuscito completamente, anche se il Toro poi sotto la sua gestione a tratti ha fatto molto bene, ha fatto anche partite esaltanti contro avversari di altissimo livello, però poi fondamentalmente non è riuscito a centrare appunto quello che credo che sia il suo obiettivo, cioè quello di appunto andare poi a giocarsi l'Europa.
Era la nostra ultima notizia, ora lo spazio al meteo e poi l'ospite in studio ci sarà Mara Antonaccio, master in comunicazione in enogastronomia, Mario Soldati. Grazie per averci seguito, restate con la programmazione di GRP Vera TV. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. In serata, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo grigio, per nubi basse e nebbie persistenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, schiarite con transito di velature sparse.